posso dire che forse ho un paio di sorprese della season. Forse. Una fucilata di drop, però, eh. Sapete che secondo me io questa season di roba che mi sta veramente piacendo conto 4, 5, 6 se devo essere buono e alzare qualche voto forse. Allora io ce n'è uno che vi giuro su Dio, credo droppato dopo 10 minuti. Mi stavo torturando nel vedere, ho visto 10 minuti, un quarto d'ora del primo episodio. Ampiamente deciso al primo episodio di non andare avanti. L'avete nominato, penso faccia cagare un po' a tutti. Se c'è qualcuno a cui piace, ragazzi, perdonatemi. Il tizio che si innamora della tizia di latta mi turba l'anima. Mi turba qualsiasi cosa esistente nella vita. Lo sapete, ne droppo alcuni al primo episodio. È raro perché tento di arrivare al terzo quando faccio questa tier list, perché comunque 3-4 episodi ne possiamo parlare. Questo sono durato 10 minuti. Ma se questo nel primo episodio, si vede dal primo episodio, l'unico scopo è ficcare un pezzo di latta, io non ce la faccio. Vabbè, prendiamo Slime. Sapete, mi sta annoiando un po'. Allora, io sono sempre stato molto fan dell'anime di Slime. Non so se è il periodo. Potrebbe essere il periodo mio in cui semplicemente voglio altra roba, voglio variare. Ora, io a Slime credo comunque di dare la sufficienza, in realtà, o a S top 3. Sì, quindi la sufficienza gliela do, perché tra gli isekai lo reputerò sempre il prodotto che può funzionare. Però mi ha un po' annoiato. Adesso vediamo cosa ho messo in B, perché potrebbe anche scendere in C questa parte. Di solito l'ho sempre messo in sufficienza e sopra. Cioè, c'è modo e modo di fare le riunioni, o comunque in generale le riunioni di guerra, piuttosto che i meeting, piuttosto che qualsiasi cosa sia. Guarda Kingdom. Ora, so che è un esempio totalmente diverso da Slime, target differente, tutto differente, è completamente diverso. Però in Kingdom hai capitoli di riunioni strategiche. Se parliamo del fumetto di Ara, è qualcosa di incredibile, quindi è totalmente una roba diversa. Però le riunioni possono funzionare se sono scritte bene. Secondo me ci arrivate, ma io ho una delusione, ragazzi, questa stagione, che in parte mi aspettavo, ma ne ho una delle più grandi degli ultimi anni. Posso dire un altro che mi ha un po'... No, vabbè, dai, prendiamo qualcosa di... Prendiamo una A. Spice and Wolf. Sono indeciso se metterlo in S. Potrei metterlo in S, Spice and Wolf. Ora vi spiego il motivo per cui è in A. Perché la mia testa fa... So che non dovrebbe, ma fa inevitabilmente il confronto con quello del 2000 e che... Era 5, 6, 4. Ammesso non concesso che il mondo di Spice sia quello, è bellissimo, il world building mi piace, musicalmente l'hanno scelto, l'hanno azzeccato pienamente, insomma, è un bel prodotto sicuramente. Io una cosa che ho sempre amato erano le atmosfere dello Spice del 2008, quelle atmosfere che, vabbè, erano in parte date dal modo di animare dei primi anni 2000, questo non lo mettiamo in dubbio, adesso chiaramente si ricerca un altro tipo di ambiente, atmosfere e quant'altro, e mi va bene. Non è tanto il world building, essendo un fantasy medievale, simile medievale, cioè un medievo alternativo, con tutta la parte economica, mi piace. Però proprio quelle vibes che ti trasmetteva nel 2008 non sono riuscito minimamente a ritrovarle. Motivo per cui dalla S mi sa che lo passo in A, perché boh, sinceramente mi guardo, e lo so, strano, ma mi guardo quello del 2008. Magari venissero fuori quasi tutti come quelli di Spice and Wolf, considerando che siamo abituati ad avere quello delle Mew Mew. Momento sorellastra, signori. Brindisi per la sorellastra. Allora lo demolite tutti, vedo, da schifo. Io mi sono... primo episodio con quello della sorellastra, però vabbè, io l'ho premesso anche durante la guida, non sono in target. Anche fosse stato gestito bene, probabilmente non sarei stato in target. Quando nel primo episodio il contesto è inesistente, accade talmente velocemente, banalmente la chiacchierata sulla scalinata, quella del primo episodio, dopo che loro si sono incontrati al bar, tre parole e mezzo, capisci la superficialità di quel... che sta per arrivare. È una C per i character design, che tuttora mi piacciono particolarmente. Ha un'estetica che tutto sommato è valida per quanto mi riguarda. Quindi lei è molto carina, ma anche lui di fatto. Quindi vabbè, metto Oshi. Sta season, io mi inchino a sta season di Oshi no Ko. I lettori del manga sapevano che sarebbe arrivato il miglior arco narrativo, soprattutto per me, per un paio di personaggi. Vabbè, uno è Aqua, tu dirai, grazie al cazzo, sì. Ma in realtà è che cresce insieme ad Akane. Per me Aqua e Akane, anche Kana, per esempio, con l'ultimo episodio ha tanta bella roba, ma anche Kana. Però viene lasciata forse un filino più da parte. Per me Aqua e Akane qui sono mostruosamente belli, incredibilmente belli. Ovviamente si influenzano, crescono. Valuto quella che è la stagione animata in questo momento, perché in questo momento c'è questo, cioè non penso a quello che arriverà dopo. Per me mette in campo davvero il meglio che Akasaka poteva offrire con Oshi no Ko. In particolar modo per me è Akane il personaggio a essere più influenzata da una buona scrittura di Akasaka. È molto interessante come personaggio, la psicologia di Akane poi diventa anche molto complessa e molto grigia per quello che pensa in base. Aqua sappiamo che ha un obiettivo, Akane c'ha una crescita esponenziale in quest'arco nei confronti di Aqua e questa sua fissa, quindi veramente bello. Esplodo un paio di cose che ho droppato al primo, secondo episodio, mi hanno fatto veramente schifo, è inutile dilungarsi. Andiamo a parlare della mia delusione più grande della stagione. Non è Goldrick che mi ha deluso, ma è Tog. Vero che l'estetica non fa il, per carità, la direzione artistica, piuttosto che non fa il prodotto intero, lo sto vivendo come una fucilata negli occhi Tog, per quanto concettualmente ancora mi piaccia parecchio, soprattutto poi quando
quando vai a vedere che c'è tutta la parte di mistero su Bam, quello che gli è successo, poi è respawnato con dei poteri, sembra rotto quello che è successo, beh, bello, figo. Io mi ricordo che alla lettura del manual, al momento in cui c'era questa ripresa di Bam e senza sapere il perché diventava Cristo sceso in terra, cioè volevi scoprire il perché. Il punto più problematico sono i cara design per me e l'animazione in toto. I cara design mi fanno cacare rispetto a quelli della prima parte, avevano un'essenza, un loro motivo di esistere. Questi sono presi dal manua, sono tirati a dritto, sembrano cerati, mi fanno cacare. Le animazioni sono quelle che sono, penso sia abbastanza condiviso come parere. Mi pare di aver visto proprio anche in generale sui social la community lamentarsene parecchio. Sì, era dinamico, la fotografia era molto bella, la regia comunque aveva dei guizzi. Qua una telecamera lineare, ma tra l'altro è proprio brutta. Mi leggo il manua che dalla seconda parte tra l'altro inizia a avere disegni migliori e poi c'è tutta la crescita. Io raga lo metto in è una delle delusioni più grandi. Non è un problema di storia, però la storia la conosco. Quando vedo il prodotto animato voglio che abbia quei guizzi da prodotto animato. Se i guizzi da prodotto animato non esistono, mi girano i coglioni fondamentalmente. Diciamo che lo abbasso per la grande delusione che mi ha dato. È un po' di tempo che mi dà un fastidio enorme non trovare uno slice of life puro, romantico, che mi appassioni. Non è Kimi no Todoke, so che mi piace, togli Kimi no Todoke per ora. Di roba nuova non azzardo il My Dress Up Darling, ma forse azzardo il My Dress Up Darling, perché The Dangers in My Heart è caruccio ma non è tanto nelle mie corde come My Dress Up Darling. Ma credo sia da My Dress Up Darling che io non mi diverto a vedere uno slice of life romantico, puramente slice romantico. Loving Yamada, è vero. Ok, è da Loving Yamada, quindi un anno comunque. Loving Yamada, è vero, hai ragione. Loving Yamada credo sia stato l'ultimo, un anno e mezzo fa, ad avermi attirato davvero tanto. Quindi per cui quando vedo cose di... No, vabbè, in realtà solo lui, perché è di Roma... Non ce lo doare, ma... Però non ci ho trovato niente. Detto ciò, parlando prima del fratello Mario uscito di Yoka, è Yoka 2.0. Narrativamente, almeno per spunti, magari ti può sembrare pure differente, ma... La lentezza con cui viene presentato sto coso, aberrante per me. Sarà che io sulle commedie romantiche ho un mio gusto prettamente personale, sono più su roba un po' frizzantella, Loving Yamada, parlando di quelle recenti, Loving Yamada. Magari su coppie un po' più dinamiche, o almeno uno dei due un po' più dinamico, un po' più frizzante, un po' più di quel tipo, o in generale proprio l'opera romantica un po' più esaltante, se vogliamo. Adesso ad Alia ci arriviamo, l'ho escluso apposta. Per cui boh, ci pseudo harem, ragazzi. Ripeto, ho visto gente a cui è piaciuto e quindi ci sta che sia io magari a non trovarmici assolutamente. Bello perché lei è dolce. Lei me l'aspettavo scassacazzi, non è scassacazzi, questo è vero. Pensavo che il suo voler aiutare lui a diventare simil popolare o comunque essere visto meglio tra mille virgolette venisse interpretato con lei che ha un carattere molto rompiminchia. In realtà è molto più dolciotta lei di quanto pensassi, però non è il mio. Ci sta che piaccia, però io me lo... Io è anche per me, cioè per i miei gusti è uguale, per i miei gusti mi fa schifo. No, però cazzo, un po' so dei tog qui, Così sono un po' più felice. Ah, ne posso scoppiare un altro? Il primo episodio l'ho finito in questo caso. Sono indeciso se abbassarlo in realtà. Quanto mai da ho sentito? Stavo per dirlo, ti giuro, stavo paragonando a un misto tra The Day I Became a Goddess e... Ma in realtà mi ricorda tantissimo anche Aria. Forse anche Aria un pochino, ma anche Zero no Tsukaima. All bonus, pura animazione, pura bellezza estetica. Ditemi di sì. Esteticamente è qualcosa di incredibile. Il bonus estetica, boh sì no, come estetica per me è qualcosa di incredibile, ragazzi. È elusiva. Allora, c'è uno staff dietro e c'ha il cazzo a 6 km e tre quarti. Il quarto episodio è stato un incidente di percorso. Capita! Va bene, quindi non ho il bonus solo animazione. Dai, però facciamo che può contare tanto fino a un certo limite. Lo metto in A, me l'accollo, va bene. Non t'ho visto, non t'ho visto. Io sono comunque soddisfatto da Nier. Forse lo metterei anche in S. Soddisfatto da Nier, eh? Lasciamolo in A, poi vediamo. La prima stagione l'ho vissuta un po' meglio, anche secondo me per chi non giocava al videogioco. Nel senso che riusciva a parlare forse un pochino più di persone. La seconda stagione forse sta puntando un pochino di più a chi conosce il videogioco. Sì, potrei essere in parte d'accordo, però mi fa comunque impazzire il fatto che sia estremamente citazionista. Posso? È il momento, dopo un'ora, di mettere l'unica top 3 sicura? Mettiamola. Scontato? Sì, il Godo? Sì, la più scontata probabilmente per me, ma scrivi Monogatari, a meno che, non so, cambi lo staff completamente e decidano di esplodere una saga magnifica, io dubito che Monogatari potrebbe mai finire sotto la top 3 per me di una stagione. Vogliamo parlare di Vistoria? Allora, a me sta divertendo parecchio Vistoria a me sta divertendo. Sono d'accordo con un pochino tutte le persone che lo reputano un mistone di roba vista e rivista, un po' vuoto, cioè nel senso che essendo una cosa
cosa trita e ritrita, per chi ha visto tante cose, risulta la cosa vista e rivista con un mostruoso comparto visivo, ma per chi è un po' mastica e un po' ha visto, risulta probabilmente qualcosa che predicti prima, che potrebbe annoiare. Spicca soprattutto perché è esteticamente mostruoso. Le animazioni sono ottime, registicamente ha delle cose interessantissime, a me sta divertendo da morire. Mi diverte. La cosa migliore mi dà è non farmi minimamente accorgere dei 20 minuti, sono d'accordissimo, cioè intrattiene tantissimo Wistoria ed è super divertente. Sto mettendo Wistoria sopra Togg e sono molto felice di mettere Wistoria sopra Togg, perché nonostante sia una trama basilare, vista e rivista, quel c***o che vuoi, sia fondamentalmente quello che esce da una vita, almeno mi diverte. Il problema è che la seconda stagione è il DLC con le skin alternative. Ne ho letta tanta di roba di minestra riscaldata. Vi basti pensare a Yamada Kun e le sette streghe, che dalla seconda parte del fumetto diventa una merda di minestra riscaldata, finché non succede l'unica cosa che a tutti interessava nel finale. Sono abituato a farmi piacere roba che purtroppo fa sta merda. Però caffè, raga, cioè, quando io ho visto che l'idea della seconda stagione era che altre 5 strafighe aprissero davanti a loro, no. Dai, Goldracco, compratevi la collection di Gonagai. Io sono molto fan dei robottoni, fin da quando sono piccolo, anche perché ho iniziato con i robottoni. Ho iniziato con un anime di robottoni, poi ne ho visti tanti altri. Il mio primo anime è stato Fullmetal Panic. Mi piace molto lo studio del design che c'è dietro i robottoni. Sto anime di Goldrake, mi terrò i miei bei ricordi passati con papà quando ero piccolo e bombasta. Il cambio del setting... Se me lo fai bene te lo posso anche accollare, per me non è tanto quello il problema. Però, boh, io proprio non sento l'anima di quello che provo leggendolo o vedendo quello che era il cartone vecchio. Per me è D, raga. D forse è un po' cattivo. Massimo è C. Facciamo che tolgo tutta la roba che non ho visto, ragazzi. Stasera sono stato un po' più scettico, anche perché mi sto recuperando un po' di serie TV, qualche videogioco. Kimi no Todoke è full in previsione. Me lo concedete un full previsione? Non prendetelo come un voto effettivo, perché non ho ancora fatto in tempo a vedere gli episodi. Sapendo un po' com'è il fumetto e... avendo visto le precedenti stagioni, è un po' quello che mi aspetto. Io mi aspetto una S in sta season. Lui è uno dei miei sentimentali preferiti. Ci sono anche molto legato perché l'ho visto con mia mamma la prima volta. Ero piccolino, perché comunque è il primo anime di diversi anni fa. No, non è vero, l'anime l'ho visto per conto mio. Lei leggeva il fumetto, infatti ero ancora più piccolino. L'ho sempre adorato, è molto 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 carino, è molto molto dolciotto. Seriamente tanto annoiato, quindi boh. Guarda, ti concedo la C, non te lo blasto come loro. Concedo una C perché è un... è l'adattamento di un gestionale. Come si fa ad adattare un gestionale? Non lo fa, infatti nella metà delle volte viene un abominio cosmico. Ma noiosa più che altro, perché comunque sì, Sukuna... Si chiama Sukuna, Sakuna, vabbè, non mi ricordo mai il nome, lo confondo su una de Jujutsu. Nel videogioco mi sembra di capire che abbia una pseudo trama. Magari lo puoi seguire anche un pochino di più. Però ecco, non è che puoi tirarci fuori chissà che cosa, sinceramente. Infatti, boh, mi ha annoiato. Vogliamo parlare di Nokotan? È quella comicità che ami o odi, sì. Sono assolutamente d'accordo. Cioè, è proprio... Se ti piace, ridi. Se non ti piace, non puoi. Non ce la fai. A me fa ridacchiare, purtroppo. Abbastanza, ma perché è quella roba che, cioè, non sta né in cielo né in terra, del tipo che è talmente strano che qualsiasi cosa accada, cioè, o sei uno psicopatico o non te l'aspetti. Io lo metto in B. Nokotan in cerva di amici. Ma si chiama letteralmente così? No, non lo sapevo. Nokotan in cerva di amici. Titolo di Yamato. Devo andare a complimentarmi con chi fa marketing da Yamato. Vi starete chiedendo perché ho lasciato qua, perché lei mi ricordava un sacco Cheese. Inutile dire che Cheese è un personaggio incredibilmente... Cheese di Motsu Kai no Yome. Di design, puramente design, un po' diversina, però non so, mi dava quelle vibes. Niente di più diverso. Suicide Squad, dai. Allora, io ho sentito gente lamentarsi del fatto che non fosse serio. Guardare Out e lamentarsi che ci sono i giganti. Non mi aspettavo niente, e premesso che non capisco davvero chi si è lamentato del non avere un prodotto serio. Penso non abbia guardato i trailer e non abbia letto la trama, evidentemente. Come aspettarti qualcosa di serio? Boh, io lo metto in B, ragazzi. Mi diverte al limite di quello che può divertirmi. Prendo, stacco la spina e lo guardo, nient'altro. Anche per Mairo, ragazzi, chiudiamo gli occhi sull'aberrante CGI di Shigaraki, per favore. Sulle mille mani... sul sotto effetto di anfetamine. Quanto lo ha reso bene Bakugo? La scena di Bakugo è eclatantemente bella. Questa season per me di My Hero merita. Se continuano così potrebbe essere per me la miglior serie animata. Poi vabbè, io sono feticista di My Hero, ragazzi. Cioè, una delle mie opere preferite, il manga. Ho letto il finale oggi, mi è scesa la lacrimuccia totale, ragazzi, per il finale. Io, ragazzi, vi do la S perché banalmente proprio ci sono affezionato. Questione proprio affettiva. Nulla di più, nulla di meno. Ma vogliamo parlare di quando Mirio passa attraverso la CGI? Passa in mezzo alla
da CGI. Credo una delle cose più brutte che i miei occhi abbiano mai visto, ragazzi. Io ho droppato il manga di Fairy Tail, la missione dei 100 anni, e sono cresciuto in realtà con Fairy Tail, ci sono molto affezionato, ovviamente a prescindere dalla trama scritta bene, scritta male, da tutti i problemi che ha e li ha. Quindi sono affezionato, ma alla serie originale. Io ho droppato la parte degli alchimisti, io l'ho droppata quando è apparso un certo personaggio. Io quando è apparso un certo personaggio relativo a Natsu, per intenderci, o meglio non proprio all'apparizione, ma quando hanno spiegato un paio di cose su un certo personaggio relativo a Natsu, passato le palle col torchio. Gli do un bonus feels e lo metto... No, non è vero, gli metto la C, ragazzi. A me non piace proprio la missione dei 100 anni. Mi riguarderei molto più volentieri la serie originale. Quindi, ok, però non... Io la missione dei 100 anni ho provato a rivederla come anime, ma ho le stesse e identiche vibes di quando l'ho letto il fumetto. Alia! Per me è troppo, ragazzi. Per me è altissimo. Ammetto che l'ho trovato più divertente di quanto pensassi. Probabilmente è la febbre. Nella sfilza di roba che ho insufficienza, me lo accollo personalmente. E lo aspettavo molto più povero in generale. Sì, sono d'accordo. Ci sono delle cringiate atomiche. Le varie cose delle calzine. Fatto che forzatamente lui si ostini a non dirle una... classica roba del camerino con lei che si veste sempre più nuda praticamente. Ci sono dei cliché giganteschi, quello del gelato e quant'altro. Grossi cliché enormi. Semplicemente per me ha un ritmo ampiamente migliore, più divertente, un pochino gestito meglio, forse un po' più frizzante di quello che gli esce simile. Che gli esce simile? Che esce di simile.